Il laser non agisce, diciamo, sulla, non intacca assolutamente, se saputo utilizzare, la superficie dove noi andiamo ad agire o ad intervenire, sia con interventi di pulitura come nel nostro caso con la rimozione di scritte vandaliche. Si utilizzano laser anche per fare puliture di superfici architettoniche, quindi di facciate di chiese e anche di sculture. La calcite della pietraforte. Vai! Il Ponte Vecchio non è stato neanche buttato giù dai nazisti, è uno dei pochi ponti preservati, diciamo, nella storia, quindi ha un ruolo simbolico pazzesco. E noi, a noi fiorentini ci teniamo tantissimo. Se capite, questa è pietraforte, è vero che ha resistito a tante cose, ma a forza di scalfirla, di metterci le scritte e tutto quanto, non si preserva in questo modo. Alla fine succederà che tutti questi strati in qualche modo proprio saranno deleterissimi per questo ponte, quindi noi non lo vogliamo questo. Il laser che viene utilizzato dagli Angeli del Bello, che è stato oggetto della nostra donazione, si chiama Laser Blaster. È un laser di ultima generazione, è un laser in fibra ottica. Abbiamo altri laser che vengono utilizzati su superfici policromatiche, piuttosto che su stucchi o oreficeria antica, oppure su marmo, e in funzione della lunghezza d'onda possiamo selezionare la migliore applicazione e il migliore risultato. Questo laser è un laser particolarmente potente, che ha anche uno spot, una dimensione dello scan abbastanza grande, quindi è dedicato principalmente per puliture su grosse superfici. E infatti viene utilizzato principalmente appunto per la rimozione di graffiti, scritte vandaliche, oppure anche croste nere su ampie superfici, come potrebbero essere superfici di edifici all'aperto o di monumenti all'aperto. Ovviamente nell'ambito del restauro conservativo i casi che si presentano sono i più disparati e i più differenti, quindi ogni volta che si va ad operare con il laser il primo passo è sempre quello di ottimizzare il processo, ossia di settare il laser, di cambiare i parametri di emissione del laser ottimizzandoli per la pulitura che si va a effettuare. Il laser è uno strumento elitario per questo tipo di pulitura, in quanto rispetta le patine originarie e le superfici di valore. È molto autoselettivo nel momento in cui incontra una superficie che non deve toccare, viene riflesso da questa superficie.
Però se devo mettere gli occhiali. No, si vede. No, no, gli occhiali perché ma... fare le foto. Il laser non va considerata come la soluzione, il laser è una delle soluzioni, quindi un approccio non solo scientifico ma corretto nel mondo della conservazione vuol dire che la nostra presenza, la nostra attività, la nostra ricerca e le nostre soluzioni sono una fetta del percorso di conservazione che è lungo e complesso. Sicuramente ci sono altri metodi, sicuramente ci sono altre soluzioni, noi forniamo questa soluzione che in tanti casi si è rivelata assolutamente decisiva e insostituibile, in altri casi si è rivelata una componente, una scelta ottimale per tanti motivi. Ancora troppo avanti.